Anche oggi siamo sul taxi per una corsa davvero particolare. Siamo con Pantaleo per tutti Leo, che ha un taxi speciale perché è dotato di defibrillatore. Io ho anni che faccio servizio volontariato come soccorritore e siamo persone tutte certificate, quelli che hanno questi apparecchi a bordo. In pratica mi è stato chiesto da Stefano un po' di tempo fa che l'iniziativa del 4040 era quello di vedere di installare dei defibrillatori in alcuni taxi, là dove era possibile. E in pratica ci siamo guardati e alla fine abbiamo visto quelle persone che erano certificate e abbiamo installato questi defibrillatori. Evidentemente il 4040 ha la prerogativa di cercare di metterne su il più possibile, visto che ormai la città di Milano è una città grande, ormai metropolitana, e avendo questi apparecchi a bordo non è una cosa utile, ma soprattutto per, diciamo, per quello che riguarda la cittadinanza. In caso di estrema necessità puoi già intervenire, evidentemente dietro c'è tutto un iter, un protocollo da seguire, però naturalmente una volta che tu intervieni ti metti già in collegamento anche con la centrale operativa per farti mandare fuori il mezzo di pronto intervento, però in questo caso tu puoi intervenire in maniera rapida e se dovesse verificarsi un paziente che ha bisogno, per quanto riguarda il defibrillatore, è molto importante, perché in quel caso tu lì puoi salvare una vita. Noi seguiamo dei corsi, ci sono gli aggiornamenti e comunque per avere il defibrillatore a bordo noi abbiamo fatto i corsi sia per il defibrillatore che per riguardo anche l'ECG. Sono dei corsi che vengono fatti, ci sono degli istruttori, dopodiché hai superato questo corso e sei certificato per poterlo adoperare. Comunque, il tuo taxi è da fuori visibile e riconoscibile proprio perché sulla portiera hai questa identificazione, sì, particolare? Sì, c'è stato messo proprio con dei magneti, sono stati messi questi adesivi con taxi dotato di defibrillatore. Ci sono altri due colleghi che hanno anche loro lo strumento a bordo col defibrillatore, con le stesse cioè con gli stessi magneti e con gli stessi adesivi. Uno che sceglie di fare il volontario evidentemente è cosciente di quello che va a fare. Soccorrere la gente è un qualcosa di, secondo me, di utile. E avere questo strumento a bordo per una città come Milano, visto che noi non giriamo solo a Milano, ci va anche fuori, è utile avere uno strumento del genere. È naturale che uno spera sempre di non doverlo adoperare, ma là dove serve un domani sarei a bordo.